Lo hanno arrestato dopo un per le strade della zona industriale di Gela. Ha cercato in tutti i modi di dileguarsi tra le sterpaglie della campagna limitrofa, ma è stato bloccato ed ammanettato. Protagonista della vicenda è il gelese Giuseppe Trubbia, 20 anni. Ad acciuffarlo sono stati gli agenti di polizia della locale commissariato diretto da Francesco Marino e coadiuvati da Massimiliano Santoro. Il ragazzo, con precedenti per reati contro il patrimonio, aveva commesso un furto di tremoto da competizione del tipo Cross. Rubati da un capannone adibito alla lavorazione di gelati. Con lui c'era un altro soggetto rimasto al momento sconosciuto. Alla vista della polizia, Turbi ha tentato una disperata fuga, ma come dicevamo è stato bloccato ed arrestato. La zona industriale, da alcuni mesi a questa parte, è diventata bersaglio dei ladri. Numerosi i furti registrati e la polizia, proprio in merito a questa impressionante escalation criminosa, ha aumentato i controlli, soprattutto nelle ore notturne. Sempre la polizia con il coordinamento del responsabile delle volanti Laura Romano ha arrestato Massimo Scudera, 37 anni, risultato assente al controllo effettuato dagli agenti presso il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari.